Lo sentiamo, un bel applauso per questa striscia tricolore che sarà tagliata fra qualche momento per stabilire l'inaugurazione. E invito anche le nostre autorità, Flavio, Zanonato, Dino Fonchio, Bartelle, Gianfranco, Mike. Abbiamo anche Michael Tumi che cortesemente può raggiungere. Dov'è? C'è già? 2, 1, viva! Viva lo sport, viva l'atletica, viva la ginnastica! Bene, vi invito a rimanere qui. Bellissima giornata di festa, ricordo qualche anno fa quando qui dietro abbiamo posato, c'era Claudio Sinigaglia, Flavio Zanonato che hanno posato pietra. Era un'avventura che iniziava, un'avventura che non aveva ancora tutte le risorse per poter arrivare a questo straordinario risultato, ma ci hanno creduto, hanno immaginato la trasformazione della nostra città. E oggi noi siamo qua a raccogliere i frutti. Ringrazio davvero Umberto Zampieri perché ha fatto un lavoro straordinario, perché coordinare tutto questo impegno non è facilissimo, le difficoltà ve le hanno in qualche modo raccontate. Sapere superare, non si vede soltanto alla fine, è un'opera importantissima perché significa creare anche attorno a questa realizzazione un grande consenso. E devo dire che il consenso c'è stato tutto, sia della politica, in questo caso anche da parte delle diverse società sportive, della FIDA, del CONI, insomma tantissimi soggetti, tante istituzioni hanno concorso per dotare la nostra città di una grandissima cultura che altre città di sicuro ci invidiano. Non è un caso che sia nel nord Italia l'unico impianto, mi diceva Umberto Zampieri, il più vicino è ad Ancona, ce ne sono due, e quindi sarà un punto di riferimento a livello nazionale sia per l'attività appunto abbiamo un microfono che ha, scusate, ecco, proviamo subito io, dicevo, sarà un punto di riferimento importante a livello nazionale per le attività, quelle agonistiche, ma anche per l'attività di base. È un impianto che si presta, lo vediamo a colpo d'occhio, è una cosa straordinaria, si presta alla molteplicità di attività, quella del corpo libero, quindi anche quella crescita che può offrire ai ragazzini. E questo è l'impegno che abbiamo assunto tanti anni fa. Io raccolgo soltanto perché sono l'ultimo testimone, in realtà è stato Flavio Zanonato, lo voglio ringraziare pubblicamente, che ha creduto in questo impianto, che ha lavorato perché si è realizzato, e oggi lo saluto nella sua nuova qualità di nella funzione, nella nuova responsabilità di ministro delle attività economiche di questo nostro paese, in una fase piuttosto delicata, ma insomma che ci racconta come bisogna lavorare con grande determinazione, con grande forza per immaginare la trasformazione del paese come ha saputo fare nella nostra città. Ve la faccio davvero breve, ma io penso come questo impianto coroni un'attività complessa che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni, inseminando i diversi quartieri di impianti, palestre funzionali a tutti gli effetti e anche intenso strutture, cioè tutti quegli elementi che ci consentono di fare lo sport di base dovunque, consentendo a tutte le, non soltanto i ragazzini, ma anche le persone più anziane, che non immaginavamo, credo qualche anno fa, che le palestre nelle ore della mattina fossero abitate da persone che vanno a fare ginnastica, di solito a quell'età non la facevano soltanto 10 anni fa, ma questo è possibile appunto perché abbiamo una diffusione di impianti davvero straordinaria. Allora questa è una ricchezza, io penso, della nostra città, ci consente di essere una città che fa tantissima attività sportiva, l'ha ricordato Umberto, anche la manifestazione settimanale che nessun'altra città ha tentato di copiarci, però con scarsissimo risultato, e quella del Corri per Padova, fatta assieme alla Polizia di Stato, vedo qua il comandante del nucleo del reparto mobile, e lo ringrazio perché dà una collaborazione straordinaria nella realizzazione di questi eventi. Dicevo, questa grande diffusione fa crescere la città non soltanto dal punto di vista, diciamo, della salute, ma anche dal punto di vista mentale, crea le condizioni di avere una grande comunità che, come dire, ama questa città, che gli piace stare assieme, e soprattutto quindi crea una comunità di intenti.
Quindi quello di oggi è davvero un momento importante, voglio ringraziare tutti, l'ha già fatto Umberto, perché oggi possiamo dire davvero di guardare con fiducia, anche dentro le difficoltà che stiamo vivendo, possiamo guardare con fiducia perché contiamo sulle nostre risorse, sul nostro impegno, sulle nostre volontà, e quando ci sono queste premesse, come nello sport, i risultati di sicuro arrivano. Signori, allora buongiorno a tutti, vi presenteremo con i nostri ospiti. Vi do solo intanto il programma del nostro incontro. Devo purtroppo ribadire la richiesta di non rimanere sulla balaustra, per favore. Se potete. Questa mattinata non sarà lunghissima, ma sarà molto intensa. Iniziamo con ovviamente il saluto e i discorsi di alcuni degli atleti che vedete qui. Anzi, siccome questo stadio o questa struttura paraia è stato per lo nel comparto sportivo della nostra città. Grazie, buongiorno a tutti. Care amiche e cari amici dello sport, care ragazze e cari ragazzi, autorità tutte. Oggi è una giornata storica per la nostra città e per il nostro movimento sportivo. Non vi nascondo una profonda emozione. Ricordo ancora bene questo palazzetto, completamente vuoto, quando nel maggio del 2010 assunsi la carica di assessore allo sport e contemporaneamente la situazione finanziaria degli enti locali andava peggiorando, facendoci temere che il traguardo che oggi tagliamo tutti insieme non venisse raggiunto. E invece siamo qui, tutti insieme, per inaugurare il pala indoor del Comune di Padova. È un grande risultato collettivo, è il risultato della nostra determinazione e del nostro amore per lo sport. Un'opera pubblica che complessivamente è costata 4.800.000 euro,